Trasformazioni piane, superfici quadrabili, integrali di superficie. Memorie di Renato Carciopoli, Napoli. Adunanza 10 marzo 1929. Di questo articolo, di questo lavoro anzi, partiremo direttamente dalla terza parte, che è quella che ci interessa per gli studi che stiamo conducendo. Capitolo terzo, quadratura delle superfici curve, integrali di superficie. Area di una superficie curva. La superficie continua S sia definita dalle tre equazioni x uguale phi uv, y uguale psi uv, z uguale chi uv, variando il punto uv nel dominio base D. Sui tre piani coordinati yz, zx e xy, S si proietta in tre superfici piane, S con 1, S con 2 e S con 3, di equazioni y uguale psi uv, z uguale chi uv, z uguale chi uv, x uguale phi uv, y uguale psi uv, rispettivamente. Supponiamo le tre proiezioni di S quadrabili, cioè le tre coppie psi chi phi, phi psi, a variazione limitata. Definiremo l'area di S attribuendone all'elemento la forma radice quadrata di w1 al quadrato, più dw2 al quadrato più dw3 al quadrato, dove v con 1, w con 1, w con 2, w con 3 sono le variazioni semplici delle coppie psi chi phi psi, definite sulla famiglia degli insiemi di Borel contenuti nell'insieme I dei punti interni a D, e quindi dw1, dw2, dw3. Gli elementi d'area in valore e segno delle superfici piane S con 1, S con 2 e S con 3. Questa definizione simbolica si traduce nella seguente: diviso I negli insiemi con 1, con 2, con 3, eccetera, si costruisca la seguente somma. Al tendere a zero del massimo fra i diametri degli insiemi I con K, questa somma tende a un limite determinato e finito, che si può rappresentare con il seguente integrale e che si definirà come area di S. Se una almeno delle tre coppie psi chi phi psi non ha variazione limitata, diremo che l'area di S è infinita. Dunque, secondo le nostre definizioni, condizione necessaria e sufficiente affinché la superficie S sia quadrabile e che siano quadrabili le sue tre proiezioni, S con 1, S con 2 e S con 3, cioè che abbiano variazione limitata, le tre coppie psi chi phi psi. Introduciamo ancora per le coppie considerate le variazioni totali V con 1, V con 2, V con 3 e le pseudo variazioni totali U con 1, U con 2, U con 3. Dalle relazioni che abbiamo mostrato intercedere fra la variazione semplice, la variazione totale e la pseudo variazione totale di una coppia, segue senz'altro che il valore dell'integrale precedente non cambia se alle funzioni W si sostituiscono le V o le U. Più generalmente, l'area di una qualunque porzione di S, avente per base un insieme di Borel J contenuto in I, ammette le tre espressioni equivalenti. Se le tre coppie sono assolutamente continue, ed allora soltanto, questi tre integrali si riducono all'integrale di Lebesgue. E l'area di una porzione variabile della superficie S risulta funzione assolutamente continua dell'insieme base. Nel caso generale si ha area di S maggiore o uguale a questo integrale, che non è altro, tra l'altro, che l'integrale di Lebesgue. I simboli di determinante funzionale stanno a rappresentare, come convenuto, le derivate delle tre coppie. L'integrale precedente costituisce, nel caso in cui mancano le derivate parziali delle funzioni phi, psi, chi, una generalizzazione dell'integrale classico
integrale doppio, radice quadrata e g meno f al quadrato du dv, ove i simboli e, f e g hanno significato consueto. Il teorema generale dimostrato nel numero 13 permette di asserire che questi due integrali sono identici perché il secondo esista. La disuguaglianza area di S maggiore o uguale a integrale doppio, radice quadrata e g meno f quadro du dv sussiste dunque sempre che il secondo membro abbia significato. L'eguaglianza avrà luogo sempre che le tre coppie psi chi, chi fi, fi psi siano assolutamente continue, cioè che l'area di una porzione variabile di S sia funzione assolutamente continua dell'insieme base. Dunque, condizione necessaria e sufficiente affinché l'area di una superficie sia espressa dall'integrale classico è che questo integrale esista e che l'area di una porzione variabile della superficie sia funzione assolutamente continua dell'insieme base. Un'altra proprietà fondamentale dell'area che abbiamo definito si deduce subito dalla sua espressione come integrale del differenziale radice quadrata dv1 al quadrato più dv2 al quadrato più dv3 al quadrato, ricordando che la dipendenza da una coppia della sua variazione totale è inferiormente semicontinua. L'area di una superficie è un funzionale inferiormente semicontinuo della superficie stessa. Per legittimare appieno la definizione che abbiamo proposta, occorre ora metterne bene in evidenza il carattere geometrico ed innanzitutto le proprietà invariantive. È chiaro che l'area che abbiamo attribuito ad S resta immutata se varia la rappresentazione parametrica, cioè se le variabili U e V subiscono una trasformazione biunivoca e continua, poiché, giusto quando abbiamo già avuto occasione di osservare, le variazioni delle coppie si conservano. Osserviamo poi che se delta è un insieme aperto interno a D, limitato da una curva di Jordan C, cui corrispondono su S la curva gamma e sulle proiezioni S1, S2 e S3, le curve gamma X, gamma Y e gamma Z rispettivamente, si ha questa espressione. Se dunque decomponiamo I mediante un reticolo di curve negli insiemi icon 1, icon 2, eccetera, avremo detta gamma K, la curva corrispondente su S alla frontiera di IK, area di S maggiore o uguale sommatoria area interna gamma K. Ora, in quest'ultima disuguaglianza, il secondo membro può approssimare arbitrariamente il primo, cioè di fatto già acquisito per le superfici piane. Per dimostrarlo in generale, basterà far vedere che è possibile decomporre I mediante curve CK in modo che queste somme approssimino simultaneamente, per quanto si vuole, i loro estremi superiori. A tale scopo basterà scegliere le curve C di K in modo che su ognuna di esse sia nullo l'integrale, integrale doppio, radice quadrata, dv1 al quadrato più dv2 al quadrato più dv3 al quadrato. Limitarsi cioè a reticoli di decomposizione cui corrispondono su S reticoli di area nulla, con i quali sono evidentemente sempre possibili decomposizioni arbitrariamente serrate. Più ancora, si potrebbero addirittura supporre le curve gamma kx, gamma ky, gamma kz di misura nulla, anzi semirettificabili. Giungiamo così al teorema. L'area della superficie S è l'estremo superiore delle somme sommatoria di K, area interna, gamma K. Questo enunciato sussiste ancora se si attribuisce il valore infinito all'area delle superfici non quadrabili. Vediamo così come l'area che abbiamo definita sia un dato intrinseco della superficie, caratterizzato geometricamente dalla definizione di Peano, definizione che riconosciamo illimitatamente valida, indipendente cioè da particolari scelte, peraltro possibili, delle curve di decomposizione e che, così integrata, è completamente analoga a quella della lunghezza di un arco di curva come estremo superiore delle lunghezze delle poligonali scritte. Un procedimento diretto per il calcolo dell'area si avrà dalla definizione geometrica ogni qualvolta, per esempio,
è possibile decomporre la superficie in parti arbitrariamente piccole, mediante curve rettificabili note a priori, come quando è assegnato nel dominio base un doppio sistema di curve, tutte trasformate dalle 1 in curve rettificabili. Comunque, nel caso più generale, la definizione analitica dell'area di S, che abbiamo fondata su un'operazione integrale da effettuarsi sulle funzioni additive V con 1, V con 2, V con 3, riporta il calcolo a quello di aree piane, e questo si ottiene sempre mediante un procedimento regolare, fondato sulla ricerca di limiti ordinari. Sicché la definizione analitica che abbiamo data dell'area della superficie curva più generale traduce un procedimento regolare di calcolo che consiste essenzialmente nella ricerca di soli limiti ordinari. Osserviamo ancora che l'area di una superficie, secondo la nostra definizione che ne assicura la semicontinuità, è un'area interna nel senso di Lebesgue, in quanto coincide, per un campo piano, con la misura interna di Jordan. Date una funzione continua fxyz ed una superficie S di equazione 1, la cui proiezione S con I sul piano yz sia quadrabile, definiremo l'integrale, integrale doppio estremo inferiore S, fxyz da yz, esteso alla pagina positiva di S come l'integrale, integrale doppio estremo inferiore I, f, apri quadra, phi uv, psi uv, chi uv, chiusa quadra, de v1, de w1. Se la coppia psi chi è assolutamente continua, sarà integrale doppio estremo inferiore S, f x, y, z, de y, de z uguale integrale doppio estremo inferiore I, f, phi psi chi, derivata parziale psi chi, su derivata parziale uv du dv. Analogamente definiremo, supposte le coppie chi phi, phi psi a variazione limitata, integrali, integrale doppia estremo inferiore S, fxyz dz dx, integrale doppio inferiore, estremo inferiore S, fxyz dx dy. In generale, supposta S quadrabile, definiremo l'integrale esteso alla pagina positiva di S della forma differenziale f con 1 xyz dy dz più f con 2 xyz dz dx più f3 xyz dx dy, ponendo integrale doppio estremo inferiore S f1 xyz dy dz più f2 xyz dz dx più f3 xyz dx dy uguale integrale doppio estremo inferiore i f phi psi chi dv con 1 più f2 phi psi chi dw2 più f3 phi psi chi dw3. E se le tre coppie psi chi, chi fi, fi psi sono assolutamente continue, cioè se come diremo brevemente, S è assolutamente continua, occorre appena rilevare che questa non è una proprietà intrinseca di S, avremo questa espressione e questo integrale. Si dedurrà l'integrale esteso alla pagina negativa con un cambiamento di segno. Si definirà poi l'integrale della funzione continua fxyz esteso ad S, così integrale doppio estremo inferiore S, fxyz d sigma, come l'integrale, integrale doppio estremo inferiore I, f phi uv, psi uv, chi uv, radice quadrata di w1 al quadrato più di w2 al quadrato più di w al quadrato, la cui definizione è perfettamente analoga a quella dell'integrale che simboleggia l'area di S. Daremo un'applicazione importante della nostra teoria, stabilendo le principali formule integrali classiche nel nuovo campo degli integrali di superficie or ora definiti. Supporremo d'ora innanzi, per semplicità, D limitato da curve di Jordan e le curve corrispondenti a queste su S, cioè gli orli di S,
proiettate sui piani coordinati in curve di misura nulla. Questa condizione si motiva subito. Essa assicura che la rappresentazione parametrica non compromette l'integrità della superficie come ente geometrico. Illustriamo a questo proposito un esempio. Per rappresentare un tetraedro possiamo asportare un pezzo da una sua faccia e mettere poi ognuna delle due parti così ottenute in corrispondenza biunivoca e continua con un dominio piano. Per calcolare l'area del tetraedro calcoleremo secondo la definizione precedente le aree delle sue due parti e sommeremo. In tal modo però riotterremo l'area elementare solo se la frontiera della porzione staccata ha sulla faccia misura nulla, dunque se le sue proiezioni sui piani coordinati hanno misura nulla. Facciamo ancora questa osservazione. È noto che una curva piana rettificabile ha misura superficiale nulla. Invece una superficie quadrabile potrebbe avere misura spaziale positiva. Sia per esempio φ v uguale alfa con u, ψ v uguale beta con u, χ v uguale gamma con u. E la curva x uguale alfa con u, y uguale beta con u, z uguale gamma con u riempie un volume. I punti della superficie S riempiranno anch'essi questo volume. L'area di S sarà d'altronde nulla. Si potrebbe però far vedere che dall'ipotesi che gli orli di S abbiano misura nulla, segue che anche S deve avere misura nulla. Ed anche che tutte le superfici quadrabili a punti semplici hanno misura nulla. L'esempio banale addotto è in qualche modo tipico, ma non insisteremo su ciò, poiché alle deduzioni che abbiamo in vista è estraneo ogni dato sulla misura spaziale di S. Siano gamma 1, gamma 2, eccetera, gli orli di S, e gamma 1 primo, gamma 2 primo, eccetera, le loro proiezioni sul piano YZ, cioè gli orli di S1. Consideriamo la superficie chiusa sigma maiuscolo 1 costituita da S, da S1 e dalla superficie cilindrica T con 1, che proietta gli orli di S in quelli di S con 1. Questa superficie racchiude un insieme ponderato A con 1, che avrà in generale parti semplici e multiple positive e negative. Dimostreremo che A con 1 è misurabile, cioè a misura totale finita, se S con 1 è quadrabile. Supposta la coppia ψ-χ a variazione limitata, costruiamo una successione di coppie quasi lineari, ψ con 1, χ con 1, ψ con 2, χ con 2, eccetera, tendenti a ψ-χ, di cui le variazioni totali tendono alla variazione totale di ψ-χ, e nella rete R con N, in cui è definita ψ con N e χ con N, definiamo ancora una funzione quasi lineare φ con N, con la sola condizione limite per n che tende all'infinito, φ con n uv uguale φ uv, uniformemente. La superficie poliedrica S di n di equazioni x uguale φ con n uv, y uguale ψ con n uv e z uguale χ con n uv tenderà ad S divergendo n. Definiamo per S di n l'insieme A con 1 di n come A con 1 per S. La successione A con 1 di 1, A con 1 di 2, eccetera, converge in media. Si vede subito infatti che il volume totale racchiuso tra sigma di 1, sigma 1 di n e sigma 1 di n più k, cioè la misura totale dell'insieme ponderato A con 1 di n meno A con 1 di n più k, tende a 0. Ed il limite non può essere che A con 1, poiché la molteplicità di A con 1 di n eguaglia definitivamente quella di A con 1. Per ogni punto che non appartenga alla superficie sigma con 1 e la misura totale di A con 1 n tende al minimo limite delle misure totali degli insiemi A con i relativi a superficie tendenti ad S. Come A con i rispetto al piano YZ si definiscono rispetto ai piani ZX e XY gli insiemi A con 2 e A con 3. Se S è quadrabile, A con 1, A con 2 e A con 3 sono tutti e tre misurabili. Se S è chiusa, essi coincidono con l'insieme interno ad S. Siamo ora in grado di dedurre, mediante passaggio al limite, le formule integrali generali da quelle classiche relative a superfici regolari. Teorema di Gauss. Per dimostrare in generale la formula, questa, dove A
con uno e l'insieme ponderato poc'anzi definito e che riteniamo acquisito per le superfici poliedriche di approssimazione S di n e per il relativo insieme A con 1 di n. Basta legittimare i due passaggi al limite, 1 e 2. Supposto limite per n che tende all'infinito, area totale S con 1 di n uguale area totale S di 1. Quanto al primo, basta ricordare che A con 1 di n tende in media verso A con 1. Osserviamo poi che mediante linee su cui si annulla la variazione totale V con 1 di psi chi, si può decomporre I in porzioni arbitrariamente piccole. Diciamo I con 1, I con 2, eccetera, queste porzioni riguardate aperte, ed F con 1, F con 2, eccetera, i valori assunti da F. Fi uv, psi uv, chi uv. In punti arbitrariamente scelti in ognuna di esse. Al divergere di n, l'area totale della porzione di S con 1 di n corrispondente a triangoli della rete base attraversati da linee del reticolo di suddivisione tende a 0 e l'area semplice di quella corrispondente a triangoli interni ad IK tende a W UIK, sicché valore assoluto, limite per n che tende all'infinito, integrale doppio S di n, F di Y di Z, meno sommatorio di K, FK, W con 1, IK, minore o uguale, V con 1, I epsilon. Denotando epsilon la massima fra le oscillazioni di F negli insiemi con 1, con 2, eccetera, ma al tendere a 0 del massimo tra i diametri di questi insiemi, epsilon tende a 0 e sommatoria F di K, W con 1, IK, tende a integrale doppio estremo inferiore S F di Y di Z. La seconda relazione di limite è così stabilita. Naturalmente vi si può sostituire ad F X Y Z F X Y Z meno F 0 Y Z. Le formule relative alle altre due variabili Y e Z si dimostrano analogamente. Se S è chiusa si ha detto ne ha l'insieme interno A con 1 definito come A con 2, definito come A con 3, definito come A e integrale doppio estremo inferiore S, F1 di Y di Z più F2 di Z di X più F3 di X di Y uguale integrale triplo estremo inferiore A, derivata parziale F con 1 di X più derivata parziale F con 2 di Y più derivata parziale F con 3 di Z di X di Y di Z. Per tre funzioni, f con 1, f con 2, f con 3, qualunque. Questa formula esprime il teorema generale di Gauss. In particolare, il volume, nel senso ordinario, interno ad una superficie chiusa semplice quadrabile S, è dato da un terzo, valore assoluto, integrale doppio, estremo inferiore di S, x di y di z, più y di z di x, più z di x di y. Abbiamo preso l'integrale in valore assoluto, potendo esso risultare positivo come negativo, a seconda dell'orientazione di S. Teorema di Stokes. Supponiamo ora gli orli di S rettificabili e diciamone gamma l'insieme. Dobbiamo dimostrare la formula di Stokes. S è acquisita per le superfici rettificabili nella sola ipotesi della continuità di F con 1, F con 2, F con 3 e delle derivate che figurano a primo membro. Ammettiamo per un momento l'esistenza e la continuità anche delle derivate seconde. Per il teorema generale di Gauss, l'integrale a primo membro è allora nullo quando estesa ad una superficie chiusa. Ne segue immediatamente che la formula, valida per una superficie rettificabile, sigma avendo gli orli gamma è valida anche per S, essendo uguali gli integrali estesi ad S e a sigma. Quanto alla descrizione circa le derivate seconde, essa non è essenziale, poiché mediante semplici polinomi si possono approssimare uniformemente F con 1, F con 2, F con 3 ed insieme le derivate che figurano a primo membro, sempre che tutte queste funzioni siano continue. Tale condizione basta pertanto ad assicurare la validità della formula di Stokes.
introduciamo i quozienti differenziali, definiti naturalmente mediante successioni regolari di insiemi base, essi esistono quasi ovunque su S, cioè in tutti i punti di I, eccetto a più un insieme cui corrisponde su S un insieme di area nulla. Sia N, sia N grossetto il vettore avente per componenti questi quozienti. In quasi tutti i punti di S, N grossetto esiste e da modulo 1. Siano U grossetto il vettore di componenti F con 1, F con 2, F con 3. T grossetto il vettore della tangente positiva al contorno gamma, S minuscolo l'arco di gamma. Con queste notazioni si può dare alla formula generale di Stokes, ora dimostrata, l'ordinaria forma vettoriale. Integrale doppio di S, rotore di U per N di sigma, uguale integrale estremo inferiore gamma U per T di S. Se S è assolutamente continua, a definire le componenti di N grossetto, sempre quasi ovunque su S, bastano queste espressioni, essendo delta uguale a questa formula. Il versore N grassetto dà la direzione del verso di quella che chiamiamo la normale asintotica positiva, conformemente alla denominazione di piano asintoticamente tangente che proponiamo per il piano definito da questa equazione. O anche, se S è assolutamente continua, da quest'altra equivalente. Anche al teorema generale di Gauss si può dare, introducendo la normale asintotica, la forma vettoriale consueta. Il verso della normale è legato attraverso l'orientazione di S al segno dell'insieme A. Infine, teorema di Green. Dal teorema generale di Gauss si deduce la seguente formula. Con le sue conseguenze classiche. Le derivate al primo membro vanno prese secondo la normale asintotica positiva. Integrale di Gauss. Per l'integrale 1 fratto 4π greco, integrale doppio estremo inferiore S, x di y di z più y di z di x più z di x di y fratto x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato elevato alla 3 mezzi, cui si può dare, introducendo la normale asintotica, la forma solita 1 fratto 4π greco, integrale doppio estremo inferiore S, coseno Rn fratto R al quadrato d sigma. Si trova, applicando il teorema di Gauss, se S è una superficie chiusa semplice, non passante per l'origine O, orientata in modo da racchiudere un insieme positivo, il valore 1 o 0, secondo che O, l'origine, è interna o esterna ad S. Si potrebbe anche mostrare che situando O, l'origine, su S, si troverebbe il valore un mezzo in quasi tutti i punti. Se S è una superficie chiusa quadrabile qualunque, non passante per O, cioè non passante per l'origine, l'integrale precedente dà l'ordine di O rispetto ad S. Alcune classi di superfici quadrabili. Consideriamo la classe delle coppie φ ψ, definite per semplicità nel quadrato fondamentale D del piano UV, composte di funzioni aventi variazioni limitate rispetto ad U e a V separatamente. Queste coppie hanno variazioni definite su ogni dominio rettangolare delta e la variazione è data dall'integrale di Stierti, un mezzo integrale, φ de ψ meno ψ de φ, esteso al perimetro di delta. Si può definire per φ ψ una derivata, calcolando i rapporti incrementali esclusivamente su domini rettangolari. E per riconoscere se φ ψ è a variazione limitata, basterà costruire questa funzione. La cui variazione totale, finita o infinita, secondo la definizione ordinaria, coincide con la variazione totale di φ ψ. FUV è la funzione di punto, definita a meno di due funzioni additive,
di sola U e di sola V, associata alla funzione additiva di dominio rettangolare W delta. Se F ha variazione limitata, si ha quasi ovunque in D le seguenti espressioni. Poiché le funzioni φ e ψ sono quasi ovunque derivabili e la derivata seconda mista di F coincide ancora quasi ovunque con la derivata della funzione additiva d'insieme associata W. Se F è assolutamente continua nel senso ordinario, φ ψ risulta assolutamente continua e si ha W di Jane uguale questa espressione. Quando in particolare φ e ψ sono assolutamente continui rispetto a 2 e a v, f o v ha questa espressione. Sia ora S una superficie di equazioni 1 e di dominio base D, su cui le linee coordinate v uguale cos, u uguale cos siano rettificabili costante. Siano rettificabili, di modo che le funzioni φ, ψ, χ abbiano variazioni limitate rispetto a U e a V. Definiamo le funzioni F1 UV, F2 UV, F3 UV per le coppie ψ, χ, χ, φ, φ, ψ, rispettivamente, come dianzi F per φ, ψ. Possiamo enunciare il seguente teorema. Condizione necessaria e sufficiente affinché S sia quadrabile è che le tre funzioni f1 uv, f2 uv, f3 uv abbiano variazioni limitate. Se di più esse sono assolutamente continue, e solo allora l'area di S è data dall'integrale classico, integrale doppio radice quadrata e g meno f al quadrato du dv. Se decomponiamo il dominio quadrato d nei domini rettangolari parziali r e k, sia delta la massima fra le diagonali di questi rettangoli. Indichiamo con gamma i k la curva rettificabile che corrisponde su S al perimetro di R i k, il limite seguente è sempre determinato e da l'area finita o non di S. Il procedimento di Young è dunque sempre applicabile. In questo caso rientrano in particolare i seguenti, nei quali di più S risultando assolutamente continua ha per area l'integrale classico. Caso A. Φ, ψ, χ sono uniformemente lipschitziane. S è allora rettificabile. Caso B. Φ, ψ, χ, essendo assolutamente continui in U e in V, le derivate rispetto ad U sono maggiorate da una funzione sommabile di sola U, quelle rispetto a V da una funzione sommabile di sola V. In questo caso, S è ancora rettificabile, cioè suscettibile di una rappresentazione parametrica del tipo precedente, normale. Ecco un altro caso particolare, in cui però S non presenta più necessariamente l'assoluta continuità. Caso C. Φ, ψ, χ, essendo assolutamente continui in U o in V, le derivate rispetto ad U o a V sono maggiorate da una funzione sommabile di sola U o di sola V, e le variazioni totali rispetto a V o ad U non superano variando U o V un numero fisso M. Questo caso include i precedenti. Una forma semplice si può ancora dare alle condizioni di quadrabilità quando le linee V uguale costante, U uguale costante sono soltanto rettificabili su una proiezione di S, per esempio su S3, sicché su S risultano semirettificabili. Sicché su S risultano semirettificabili. Si definiranno allora per il calcolo delle variazioni di ψ χ e di χ φ, anziché le funzioni f con 1 e f con 2, le due altre, g con 1, u con 1, g con 1, u v uguale integrale χ di u ψ meno integrale χ di v ψ. G con 2 v uguale meno integrale χ di u φ più integrale χ di v φ. Giungendo al teorema più generale del precedente, condizione necessaria e sufficiente affinché S sia quadrabile è che le tre funzioni g1 uv, g2 uv, f3 uv abbiano variazioni limitate. Se di più esse sono assolutamente continue e solo allora S è assolutamente continuo.
In questo caso però chi non è necessariamente derivabile, come può provare un esempio analogo a quello del numero 13. Il procedimento di Young rimane applicabile. Un caso particolare notevole è quello della superficie z uguale a fxy, condizione necessaria e sufficiente affinché la superficie z uguale a fxy sia quadrabile, in particolare assolutamente continua, è che le funzioni integrale fxy dx, integrale fxy dy, siano a variazione limitata, assolutamente continua. Più generalmente, consideriamo una superficie S semirettificabile, avendo cioè una proiezione piana rettificabile. Potremmo supporre φ e ψ uniformemente lipschitziane. Allora, condizione necessaria e sufficiente affinché S sia quadrabile, in particolare assolutamente continua, è che queste funzioni siano a variazione limitata, assolutamente continua. Per una superficie semirettificabile, l'integrale classico può mancare, potendo chi non essere derivabile. Invece, per una superficie quadrabile di equazione z uguale a fxy, l'integrale doppio radice quadrata 1 più pi al quadrato più q al quadrato dx dy esiste sempre. Infatti, siano lambda xi, mu, eta, le variazioni totali, considerate là dove esistono, delle funzioni fxy, fx eta, rispetto ad y e ad x. Il calcolo delle variazioni totali delle coppie yz zx dà per queste rispettivamente le espressioni integrale mu y dy, integrale lambda x dx. Affinché questi due integrali siano finiti, le due funzioni lambda e mu devono innanzitutto essere quasi ovunque finite. Pertanto fxy, dovendo avere variazioni limitate in x per quasi ogni valore di y ed in y per quasi ogni valore di x, risulta parzialmente derivabile quasi ovunque in D. Ne segue che l'area di una superficie assolutamente continua, z uguale a fxy, è data dall'integrale, integrale doppio, estremo inferiore D, radice quadrata 1 più pi al quadrato più q al quadrato dx dy. La portata dei due teoremi generali precedenti viene molto accresciuta da questa osservazione. Come al calcolo dell'area di S col procedimento indicato basta la conoscenza di un insieme di linee coordinate rettificabili o semirettificabili mediante cui sia possibile una decomposizione infinitesima, così per individuare le funzioni fg che abbiamo introdotte, basterà determinare i valori, secondo le formule precedenti, sui domini rettangolari di un insieme denso, su quello di tutti i domini rettangolari di D ed operare poi un prolungamento. In particolare, ciò sarà sempre possibile se le linee V uguale costante, U uguale costante sono rettificabili o semirettificabili per quasi ogni valore rispettivamente di V o di U. Ecco due casi da aggiungersi ai precedenti ABC. Caso D. Φ, ψ, chi, essendo assolutamente continue in U, le derivate rispetto ad U sono maggiorate da una funzione sommabile mu U, e le variazioni totali rispetto a V, L1 con U, L2 con U, L3 con U, essendo finite per quasi ogni valore di U, i prodotti L1 con U per mu con U, L2 con U per mu con U, L3 con U per mu con U sono sommabili. Più particolarmente, caso è φ ψ chi, essendo uniformemente lipschitziane in U ed assolutamente continue in V per quasi ogni valore di U, le tre derivate rispetto a V sono superficialmente sommabili in D. In quest'ultimo caso, l'area è data dall'integrale classico. E questo è per quanto riguarda quello che abbiamo detto. La terza parte di questo lavoro, che praticamente tratta della quadratura delle superfici curve e precisamente degli integrali di superficie. Questo appunto, come dicevo prima, è tratto dal lavoro Trasformazioni piane, superfici quadrabili, integrali di superfici, di
di Renato Caccioppoli del 10 marzo 1929. Grazie. Ah, prima di chiudere volevo dire che questo, se, questa parte di questo lavoro del Caccioppoli, precisamente la parte terza che siamo andati ad analizzare, può essere in maniera molto, diciamo, non proprio semplice, ma possibile, applicarsi anche alla matematica di quella che viene definita la teoria delle stringhe. Sì, perché si parla di curve quindi applicabile a quelle che vengono definite le stringhe aperte. La connessione tra questa, tra la matematica di Caccioppoli, in questo caso quella della quadratura delle superfici curve, degli integrali di superficie, e la teoria delle stringhe, precisamente le stringhe aperte, potrebbe far sì che le soluzioni delle equazioni di teoria delle stringhe finalmente abbiano delle soluzioni ben definite e non siano soltanto delle semplici approssimazioni, come finora è. Cioè, praticamente le equazioni della teoria delle stringhe sono equazioni, ma in realtà sono finora soltanto approssimazioni, perché non se ne conosce il risultato, cioè non si conoscono ancora del tutto, o diciamo, sono, come appunto ho detto prima, sono soltanto approssimazioni. Invece, facendo la connessione tra le stringhe aperte e le curve, o anche le superfici curve, perché oltre che stringhe aperte parliamo anche di brane, ecco che diviene possibile far sì che un'equazione abbia determinate soluzioni, e quelle soluzioni possono essere connesse con le equazioni delle stringhe aperte o delle brane, a seconda di quello che stiamo studiando, se stiamo studiando la teoria delle stringhe o la teoria delle cosiddette di brane o brane di Dirichlet. Grazie.